Ciao a tutti cari amici del Sulmona Cinema, del Sulmona International Film Festival. Oggi per noi è un giorno, è anche un'occasione molto speciale perché abbiamo il piacere e l'onore di poter avere una conversazione diretta con Marian Leone e Chris Cooper. Per chi di voi non li conoscesse, sono una coppia davvero interessante e fondamentale del cinema americano. Ma non solo del cinema americano che a noi più piace. Marianne è anche una scrittrice, ha scritto dei saggi, degli articoli molto importanti, dei libri dei quali parleremo quest'oggi. Chris Cooper, è un attore, hollywoodiano che insomma ha avuto una carriera, non indifferente. Insomma, lo ricorderete per molti film, da American Beauty, da Il ladro di orchidee, per il quale vinse l'Oscar, il miglior attore non protagonista, ed è davvero un piacere, un privilegio per noi oggi poter parlare con loro. Nel corso dell'incontro io farò le mie domande in italiano in modo che voi possiate anche capirle, quanti di voi insomma non abbiano dimestichezza con la lingua inglese, e ci sarà la nostra traduttrice Elena Longo che tradurrà le mie domande dall'italiano all'inglese per Marianne e Chris e poi anche le loro risposte dall'inglese all'italiano. Per cui cominciamo subito senza ulteriori indugi, e adesso ci colleghiamo sia con Elena che con Marianne e Chris. E tra l'altro voglio ringraziare in cabina di regia il presidente del Sulmona Cinema Marco Maiorano, che farà insomma da regia occulta per questo nostro incontro, per questa nostra conversazione. Hi Marianna, hi Chris, how are you? Ciao, siamo molto felici. Ciao, Sulmona Film Festival. We too. It's a great pleasure for us having you today with us, talking about your career, about your movies, about your books, about everything you did in your life. So let's start with the first question in Italian. Allora, volevamo partire dal vostro incontro. Voi siete una coppia, ovviamente anche nella vita vi siete conosciuti, così dicono le cronache, un corso di recitazione a New York nel 79, poi vi siete sposati 4 anni dopo. E insomma, la domanda dalla quale volevamo partire quest'oggi è questa: c'era qualcosa all'inizio del vostro incontro, al di là ovviamente del legame sentimentale, che vi accomunava nella vostra visione del mondo e delle cose? Qualcosa che magari pensate che a distanza di anni è sopravvissuta, che vi accomuna ancora oggi, che insomma ha resistito in qualche modo allo scorrere del tempo? So, Marianne and Chris, you two met in an acting course in New York in 1979, and you got married 4 years later. So, looking back at that moment, do you think there was something in the way you saw the world that brought you together and that still brings you together today? Well, we were both very young, very fervent about acting. And when we were paired together, we were given a very difficult scene, which we took as a mark of great favor from our acting teacher. And we spent days working on this, feverishly talking in restaurants. And he came to dinner at my house, so it started everything. Quindi erano entrambi degli attori molto appassionati, con grande fervore. Erano molto felici quando gli venivano assegnate delle scene particolarmente difficili. Ci lavoravano insieme per giorni, nei ristoranti, fino a sera tarda. Ed è così che è nato tutto. Da questa grande passione, questo grande fervore e amore per il cinema. But Chris was very timido, shy. Ah. Chris era molto timido. From a previous relationship, I didn't want to make the same mistakes. Non voleva commettere gli stessi errori che aveva commesso nelle sue relazioni precedenti.
Ok, adesso ho una domanda invece per Chris. Leggendo le sue interviste, lui dice una cosa molto interessante che non tanti attori di Hollywood dicono, cioè a lui non dispiace affatto essere ritenuto un caratterista, un character actor, no, in inglese. E volevo chiedere a Chris se crede che questa cosa gli permetta comunque di avere una libertà, anche il suo essere insieme a Marianne un po' ai margini da Hollywood, senza grande pressione nella scelta dei copioni, potendo scegliere anche dei personaggi sgradevoli, comunque interessanti, con tanta libertà. E poi l'altra domanda che volevo farti, sempre a Chris, è che ricordo hai del cortometraggio italiano che è girato in Italia tanti anni fa, credo nell'87. Si chiamava Non date da mangiare agli animali di Davide Ferrario, un regista italiano anche molto valido che ha fatto un sacco di cose. Credo che lo conosciate entrambi, credo sia passata una vita, un secolo, però ecco, essendo un festival di cortometraggi italiano ed avendo Chris in filmografia questo corto italiano proprio agli albori della sua carriera, non possiamo non chiederlo, ecco. So, Chris, you often said that you are okay with people calling you a character actor. And what do you think are the pros and cons of being part of not being part of the mainstream Hollywood, maybe, and to be free to choose the project you want to work on, how you want to work on? And also, since Sulmona Film Festival, it's a short film festival, we need to ask you about your experience with Davide Ferrario in Non date da mangiare agli animali. Well, let's see how many questions there are. About five questions there. But Anyway, I feel like I originally came from the theater, and I knew I was coming to New York to carry on in theater, and I knew that the acting coaches that I wanted to work with were all in New York. I wasn't ready for, I by no means, I was not ready for film. I wanted to continue in theater and stage work, and did so for, I didn't do a film until 1985. And thank goodness, Marianne kind of pushed me in that direction, and I guess it worked out very well. He asked about the freedom of being a character actor. Well, you don't have more and more today. I don't think you have that many actors who are given that title as character actor. Nowadays, it just seems like they can find, with long enough search, they can find the actor who totally covers all aspects required of that character. But I've been asked this before, and I love the challenge because I can think of nothing more boring than to play the same thing, the same character, time and time again. Quindi Chris viene dal teatro e quando decise di andare a New York era proprio per continuare a lavorare nel teatro perché tutti i maestri di recitazione con cui voleva lavorare erano a New York ed è per questo che è andato a New York e non aveva minimamente l'intenzione di passare al cinema. Infatti passò al cinema solo nel 1985, anche spinto da Marianne, ed è molto felice di averlo fatto. Dice che al giorno d'oggi non ci sono più molti attori che vengono definiti appunto character actor, come li hai definiti, ma è una cosa che gli piace moltissimo, è una cosa che adora l'idea di avere sempre nuove sfide e non può immaginarsi a recitare sempre la stessa parte, facendo insomma sempre lo stesso film. Ecco, gli piace molto questa sfida, il fatto di
E anche non date l'animale, l'animale. Yeah. Non date da mangiare agli animali? Sì. Well, I mean, we were both in that. I mean, you can. So we were visiting Davide. A short adaptation of Leonard Connor. Yeah. A short story, and I was pregnant, and he asked me to play a small part where I had to like chop meat, but it was making me sick because I was pregnant. But Chris had a scene with, oh, I forget the actress's name. Lovely, lovely. She was a beautiful girl. Actress, yeah. And she said you were a good kisser. Ah. And we had a beautiful time. And we loved the way Davide filmed this and how the Italians had a huge midday meal in the middle of the shoot. It was fantastic. With vino, which we very much, much appreciate. Does not happen in America. we're like children in America. But not all our sets are like that. you were very, very lucky. Quindi erano venuti a trovare Davide, il loro amico regista, in Italia. Marianne era incinta all'epoca e avrebbe dovuto girare una scena, ha dovuto girare una scena in cui doveva tagliare della carne cruda e la faceva stare abbastanza male, le veniva da vomitare. Chris aveva una scena in cui doveva baciare una ragazza molto bella che lo ha definito un ottimo baciatore. E si sono divertiti moltissimo, è stato un bellissimo momento e soprattutto ricordano con grande gioia il pranzo che veniva fatto sul set, accompagnato da del buon vino. Splendido. Una cosa comunque che ci vediamo sempre, noi appassionati di cinema in generale, sul lavoro di coppie come voi, è relativo a una domanda molto semplice, ovvero: voi vi scambiate delle opinioni sul vostro lavoro, nel senso è un po' inevitabile, visto che siete una coppia, e magari entrate anche nello specifico dei copioni, delle scelte, delle sceneggiature, non so, magari ecco, le leggete insieme, oppure nel caso dei libri di Marianne vi confrontate su possibili idee, su possibili spunti, non so, magari il copione di American Beauty, quando Chris l'ha ricevuto, l'avete letto insieme? Com'è andata? So, do you ever give each other advices on your work? Maybe you, Marianne, give him advices on the scripts that came in. Maybe you gave him an advice on American Beauty. Maybe you read it together. And you, Chris, maybe you give advices to Marianne about her work as an actress or as a writer. Tra l'altro aggiungo che nel copione di American Beauty c'era una scena di bacio che ha fatto comunque la storia del cinema. In the script of American Beauty there was a kiss scene that made the history of contemporary cinema, we can say. Yeah, when he kissed her. Well, I read the script first. I read all the script prima. I'm the first to read. And I remember when Chris was reading the script for American Beauty, the rewrites were getting darker and darker. And he was saying, I don't know if I want to be this guy. This is so dark. And I said, if you're afraid, that's when you should do it. That's when you should do it. And he took my advice and he was glad he did. So I always thought of us as a working well together, a good team. I count on Marianne, like she said, she'll probably read the script that is sent to me. She'll probably read it first, and I get her take, her understanding of the script, if she likes it or not. And she has often pushed me to do the films that I have been hesitant to do, and they have, for lack of better words, paid off very well, you know, for my career. Ok, quindi Marianne dice che è proprio lei la prima a leggere in genere gli script di Chris, e facendo riferimento a quello di American Beauty,
continuavano a ricevere delle versioni sempre più cupe dello script, e Chris era molto, esitava, diceva non lo so se me la sento di interpretare un personaggio del genere, ed è stata proprio Marianne a spingerlo e a dirgli che se questo personaggio gli faceva paura significava che era un personaggio che valeva la pena di interpretare. E anche per Chris, appunto, Chris ribadisce che molto spesso lavorano in coppia, insomma, entrambi leggono gli script, anzi, Marianne è la prima molto spesso a leggere gli script di Chris, e gli dà, insomma, una prima opinione, e che molto spesso, appunto, l'ha spinto ad accettare dei ruoli che lui magari non avrebbe accettato se non fosse stato per lei. I will say we have not had much of a chance to work together because I was doing ethnic roles like in The Sopranos and Chris is tutti americani. Quindi no. Non hanno avuto in realtà molto spesso, anzi non hanno avuto l'occasione di lavorare insieme sullo stesso progetto, perché a Marianne molto spesso vengono dati dei ruoli un po' etnici, diciamo, come il suo ruolo nei Soprano, invece Chris è molto americano, quindi difficilmente lavorano sullo stesso progetto. But I must tell you that this during the pandemic we were given an offer that I would write a 10-minute scene and we would act it together here and they would send us the equipment and there are 10 family groups doing this and that's what we did a couple of months ago. Quindi hanno lavorato a un progetto insieme in cui sostanzialmente dovevano scrivere una decina di minuti di script e poi filmarla in casa, quindi proprio durante la pandemia, durante il lockdown. Quindi sì, questo è un progetto a cui hanno lavorato insieme. The producer was Celine Rattray, the British producer who did The Kids Are All Right, New York, I Love You, Novitiate. She asked us to do this. We were sent two big suitcases filled with equipment and we shot, did the sound, did lighting, everything. Directing, camera, just the two of us. The two of us. So. Quindi è un progetto a cui sono stati, a cui hanno lavorato per una produttrice inglese che appunto gli ha spedito praticamente due valigie di strumenti per poter realizzare interamente, filmare interamente a casa loro. Quindi si sono occupati del suono, delle riprese, delle luci, della scrittura, di tutto. Magari un giorno sarebbe bello proiettarlo al Sulmona Film Festival. Maybe one day we would love to have these shorts at Sulmona Film Festival. Yeah. We'll be there. Yeah. After the pandemic. Marianne, la prossima domanda che avevamo preparato per te era proprio sui Soprano e sul tuo ruolo di Joan Moltisanti, un ruolo per il quale in Italia in molti ti ricordano, e io a questo proposito avevo due domande. La prima è questa, ovvero sentivate tu gli altri attori che quella serie, mentre la giravate, sarebbe stata una serie così epocale, così rivoluzionaria, così potente, perché per me, per tanti altri, di fatto esiste un prima e un dopo i Soprano. E poi l'altra cosa sulla quale volevo soffermarmi è proprio su quanto tu possa esserti ispirata, se lo hai fatto, alle donne che hanno caratterizzato la tua vita. Ecco, noi sappiamo in particolare, insomma, è anche una cosa che ti lega e vi lega al festival, che tu hai delle origini legate a Sulmona, all'Abruzzo, quindi volevo a questo proposito che ci parlaste anche del tuo legame con Sulmona, Marianne, e anche tu Chris, di come l'hai vissuta grazie a Marianne questa connessione. Ecco, ci fa piacere sentirvi parlare del vostro legame con la città. So, Marianne, in Italy we remember you for your role in The Soprano. Mm. And we would like to know if you have an idea back then, you and your
co-stars, if you have an idea of how much The Soprano would have changed television forever, because for us, there's a before and an after Soprano. It's interesting because I first saw The Sopranos in Los Angeles. I was visiting Chris, who was shooting American Beauty. And I said, there's a show tonight. It's about Italian Americans. They'll get it wrong. It will be terrible. I saw the show and said, we're getting HBO. And then I didn't come on until season four. And I was also at home writing. So they were also reading my scripts. So when I went in for my audition for Sopranos, production company was. I was actor, writer. I was very nervous. And I was sure I did not get it because I was so nervous. But my agent called and said, yes, they loved you. You will start. So I really enjoyed it. I think by season four, people were aware of the effect of the writing. Chris, David Chase is a fantastic writer. Quindi Marianne vide per la prima volta Il Soprano quando era a Los Angeles, era andata a trovare Chris che stava girando American Beauty. Lei è arrivata nella stagione 4, quindi si parla appunto della prima stagione, e il suo primo pensiero è stato una serie sugli italo-americani, no, non funzionerà, sicuramente farà fiasco. Poi in realtà si è rivelata un successo incredibile. Lei è arrivata appunto nella stagione 4, ma era anche scriveva anche per era anche una degli autori, se non ho frainteso, della serie. Quindi appunto fece il provino, era molto molto nervosa perché appunto arrivati alla stagione 4 si era capito che era una serie di un certo tipo, quindi era molto molto nervosa, convinta di non riuscire a passare il provino. In realtà l'ha passato e appunto è entrata nel cast. E David Chase, il creatore della serie, è sicuramente un grande autore. E la mia madre cresciuta in Abruzzo, la mia mamma, was very happy about The Sopranos. She, in the neighborhood, showed everybody my picture and said, questa è la mia figlia in Soprano. Sua madre era molto orgogliosa di Marianne, del fatto che fosse entrata nel cast dei Soprano, quindi mostrava a tutti i vicini la foto di Marianne dei Soprano. Davide, avevi anche una domanda? La domanda era anche per Chris, insomma, riguardo al loro rapporto con Sulmona, se c'erano stati insieme, quando è stata l'ultima volta che sono stati insieme qui? Dove mi trovo io adesso e dove ci troviamo adesso con gli altri ragazzi del festival. So, what's your relationship with Sulmona? What was the last time you've been there? And what's your favorite, maybe, memory of Sulmona? What was the last trip? 3 years ago. Capri? No, baby, it was for my book. Oh, for your, in Torino. The tour? The book tour. In Sulmona. What about? They're asking me, what was your last memory of Sulmona? Last memory of Sulmona was two wonderful days there with Marianne's book tour. The people that accompanied us were lived in Rome, said they had had the best two meals in Sulmona that they've had all year. I've been to Sulmona twice, and I think feel pretty familiar with the town. And I realized the second time I went back, it's a much bigger town than I knew. But we will be back. We will go back. We will return. Quindi l'ultima volta sono stati a Sulmona 3 anni fa,
hanno passato due giorni splendidi. Si trovavano su Mona proprio per la promozione del libro di Marianne. E le persone che li accompagnavano erano due persone di Roma che hanno detto di non aver mai mangiato così bene come hanno mangiato sul Mona in quei due giorni. Sì. E, Marianne wants to take me to the Madonna che scappa. La Madonna che scappa, la processione. It's a very typical cult that is not this year, huh? Not this year, but I want to show Chris. I have molti cugini in Sulmona, Pasquale, Gaetano, Mariano, Claria, Francesca, Matteo, la zia, Domenica. So they live on una fattoria. Outside of Sulmona, and my mother grew up there. It's beautiful. Sulmona is stunning. Quindi trova che la città sia bellissima e ha ancora molti cugini a Sulmona e che vivono credo intorno alla città in una fattoria, ed è appunto la fattoria in cui è nata anche sua madre, quindi è un posto a cui è molto molto legata. Chris, la prossima domanda è per te, riguarda un momento ovviamente apicale, diciamo, della tua carriera, ovvero il discorso di accettazione agli Oscar per Il lato di Orchidea di Spike Jonze per Adaptation, perché io quel discorso me lo ricordo, perché secondo me è uno dei più semplici, ma anche forse emozionanti della storia del premio, perché una cosa che succede sempre agli Oscar è che gli attori, quando sono lì che aspettano che viene annunciata la nomination e che sono in tensione, che la camera va a beccarli per inquadrarli, cercano sempre tutti di fare la faccia giusta, la faccia serena. Invece tu non nascondevi nulla delle tue emozioni in quel momento. Ricordo, rivedendo il video, l'ho rivisto di recente, avevi la bocca spalancata, intrecciavi nervosamente le mani, c'era ovviamente Marianne al tuo fianco, quindi credo che sia un momento che dica molto di te, anche del tuo approccio alla recitazione, così anche senza filtri, molto, molto di pancia, anche quando ci metti ovviamente tanto tanto metodo. Quindi volevo chiedervi che ricordo avete voi due di quel momento, in particolare Chris ovviamente, ma anche Marianne, perché non è il solito discorso degli Oscar, anche quello che è venuto dopo, poi il discorso vero e proprio, non è il solito acceptance speech. So Chris, I found your speech at the Oscars when you won for Best Supporting Actor for Adaptation. One of the simplest but also most touching speech in the history of the award, and I also found that often people try to act neutral, calm when the camera rolls on them, but you weren't trying to hide anything. You had your mouth wide open, you had frantic hands, and I think that this says a lot about you as an actor, as a person. So what do you both remember about that moment? It was pretty wonderful, the evening and the different events. You know, you talk about the competition between the different actors. I spent the evening, Marianne and I spent the evening with Chris Walken and his wife. We just had a terrific time together. It was a very, you know, I wanted to be calm, because before, year after year, I see all these actors saying, ah, it went by so fast, I don't even remember what I said. No, I wanted to remember this evening, you know, so it was pretty spectacular, you know, so, pretty wonderful evening. Ricorda ovviamente quella sera come una sera fantastica, un momento incredibile,
per lui non c'era veramente, non sentiva veramente questa competizione con gli altri attori, tant'è che hanno passato la serata con Christopher Walken e sua moglie, tranquillamente, a chiacchierare, e dice che voleva comunque avere, insomma, affrontarla in maniera calma, tranquilla, perché dice che molto spesso, insomma, aveva visto per tanti anni tanti attori invece agitarsi, parlare super velocemente senza poi ricordarsi veramente quello che hanno detto. Lui invece voleva affrontare la cosa con un respiro calmo e ricordarsi, per potersi ricordare bene quel momento. Here's what I remember. Era morta di fame. and also, I had a candy bar in my purse, in borsetta, but in front of me was Meryl Streep, so the camera was on her, so I couldn't eat the candy bar. So, morta di fame. Marianne stava morendo letteralmente di fame e aveva uno snack in borsetta, ma dato che Meryl Streep era seduta davanti a lei, la camera era sempre fissata su Meryl Streep, quindi non poteva mangiare, perché altrimenti l'avrebbero vista. Sì, è veramente divertente. Poi, insomma, Meryl Streep agli Oscar è sempre protagonista, mediatica, anche molto così, molto italiana, cioè nei suoi eccessi. I was saying that Meryl Streep at the Oscars is always so Italian, with ants, with things, yeah, with she, yeah, makes, with pizza, with something else. So the next question is about, la prossima domanda, a proposito di un capitolo probabilmente molto meno felice delle vostre vite, è un passaggio insomma molto repentino, ma volevamo chiedervi qualcosa a riguardo, perché voi avete comunque condiviso l'esperienza molto dolorosa della perdita di un figlio in giovane età. Per cui innanzitutto volevo chiedere a entrambi la cosa che secondo me per voi conta di più alla fine di tutto, che è un ricordo di Jesse, del ragazzo che era, e poi volevo chiedere in particolare a Marianne, cioè so che è una domanda probabilmente troppo ampia, ecco, però come si fa a trovare la forza per cercare di raccontare un'esperienza del genere anche con intelligenza, con ironia, come hai fatto tu nel tuo libro Knowing Jesse, A Mother's Story of Grief, Grace and Everyday Bliss. Tra l'altro questo libro è edito in Italia, è stato pubblicato qualche anno fa da una casa editrice che si chiama Nutrimenti, che è un nome secondo me bello per ciò di cui parla il libro. Ecco, è un nome proprio quello della casa editrice, che sotto il titolo del libro e per ciò di cui il libro parla, è, secondo me crea una bella assonanza, anche involontariamente ovviamente. So, you both went through a devastating experience of losing a child. So, first, a question for both of you. Who was Jesse? And then a question for Marianne, maybe after. Yeah. Jesse was about the best thing that could ever happen to us. And this business, the film business, can be very self-centered, you know, and he was the teacher, he was our teacher, and really showed us what was important in life. Yeah. Quindi per Chris Jesse è stata la cosa più bella che sia capitata nelle loro vite. Il mestiere dell'attore, il mondo del cinema è un mondo molto egoistico, in cui si pensa molto a se stessi, alla propria persona, ma Jesse è stato per loro un insegnante, un vero maestro nel fargli capire cosa conta veramente nella vita di ciascuno di noi. Jesse was our true north. Il north è vero, the true north. He was our guide through life. And we considered him the greatest gift we could have ever had. Because, as Chris says, we are in a business
where you can become very infantilized. Jesse taught us to that about community, about helping others. And he taught me to become a warrior mother, because I had to fight for him to go to school, even here in America, where supposedly there is inclusion. So he taught us a lot. And what was what's really interesting to me, and it opened my book that Nutrimenti did, the first chapter is about Italy. For some reason, I get messages from Jesse all the time, and I don't know why that is. But in Naples, on the anniversary of his death, my computer turned on by itself, and there's a picture of the three of us. And then from the Vicoli, I heard "We Are Family," the American song, and "Never Can Say Goodbye," and then it shut off. This was magic. And this was a message from Jesse. Sorry, this was in Naples, you said? In Napoli, but also it happened in Sulmona the last time I was there. When I crossed La Piazza Garibaldi, my phone turned on by itself and it played "Bella Figlia dell'Amore." Okay. So, quindi per Mariana, anche lei ribadisce come Jesse è stata una guida per loro, un punto di riferimento unico che li ha aiutati appunto a capire cosa conta nella vita, che li ha aiutati a capire l'importanza di aiutare il prossimo, di essere attivi nella propria comunità e di lottare anche per chi non può farlo da solo. Nel primo capitolo del suo libro riporta questo episodio, è convinta che Jesse in qualche modo dia sempre loro dei messaggi, spesso dia loro dei messaggi. Riporta questo episodio avvenuto a Napoli, in cui il suo computer si è acceso da solo, mostrando una foto di loro tre insieme, e alla radio è passata la canzone "We Are Family." Le è capitato un episodio simile anche a Sulmona, proprio, in cui passando per la piazza Garibaldi il suo cellulare si è acceso da solo e ha sentito la canzone "Bella Figlia". E quindi per lei appunto sono messaggi di Jesse, che in qualche modo è sempre con loro. Ecco. Sorry, Davide, c'era un'altra domanda, Davide, mi sembra, no? Sul suo libro, oppure... Sì, cioè, se era stato anche difficile, ecco, in aggiunta a quello che ho detto prima, trovare lo stile per questo libro, o se fosse stato anche il vissuto stesso di Marianne e Chris a suggerirglielo, il modo in cui affrontare questo racconto. Was it difficult to find a style for your book about Jesse? Because you managed to have an intelligent way of talking about these things, but also an ironic way. So was it difficult? Or, you know, I wanted the book to have humor, because Jesse was always the first person to get the joke at the table. And I told myself, I fooled myself by saying, it's only an essay. And then un altro. So it was 3 months after we lost Jesse, I wrote an essay for the newspaper. And this book grew from that. And I lied to myself and said it was just essays, but it was really a book. Quindi per lei era molto importante che il libro avesse dell'ironia, perché Jesse era una persona che amava molto l'umore e l'ironia. E, ha iniziato scrivendo un piccolo saggio, dicendosi che sarebbe stato solo un piccolo saggio, e poi da lì un saggio dietro l'altro è diventato un libro. E a proposito di humor, in una recente intervista a una testata americana, adesso non ricordo esattamente quale, però ricordo bene che Chris ha detto
che la persona più divertente che lui conosce, che ha mai conosciuto nella sua vita, è proprio Marianne. Volevo sapere da Marianne se lei poteva dire altrettanto oppure no. So Chris, you recently said that Marianne is the funniest person you know. And Marianne, can you say the same thing about Chris? Yes, I know it sounds strange because he is molto timido, but he also makes me laugh more than anybody else because his expression is very straight, but then he says something so funny that you completely fall apart. It's meglio di stesso to laugh. Okay, quindi early in our relationship, Marianne has so much energy, bouncing off the wall. I didn't know if I could take it, but she has challenged me every day, and I adore her for it. And she makes it interesting every day. It's been wonderful together. Quindi Marianne dice che Chris è molto timido, ma nonostante questo la diverte moltissimo, è capace di farla ridere moltissimo, proprio perché ha questa espressione sempre molto seria, e poi dice qualcosa di molto divertente, quindi il contrasto tra le due cose la fa molto ridere. E Chris dice che Marianne è una persona con tantissima energia, quasi difficile da gestire, e all'inizio si chiedeva proprio se sarebbe riuscito a gestire tutta questa energia, ma è contento di averci provato, insomma. E Marianne lo sprona, lo spinge a vivere ogni giorno con questa energia. Ecco, prima di farvi l'ultima domanda, before last question, volevamo chiedervi una cosa relativa proprio al vostro lavoro, cioè perché per noi magari è molto semplice, automatico rimanere stupiti da quello che fate, però magari per voi che vi conoscete da tanti anni, che siete sposati, vedendo il lavoro dell'altro, magari è molto più difficile rimanere stupiti o cogliere delle cose che magari vi sorprendono, vi spiazzano. Quindi volevamo chiedervi qual è la cosa che l'altro ha fatto nella sua carriera che a voi personalmente, dovete rispondere entrambi naturalmente, ha stupito di più. La cosa che avete detto magari, ecco, questa cosa da lui non me la sarei aspettata così forte, così bene, che mi arrivasse così tanto, che mi sorprendesse così tanto. Così tanto. È una domanda che è fatta a coppie di artisti legati al cinema e non solo, come voi, dà sempre risposte inattese e spiazzanti, quindi volevamo farla anche voi. So, you are a couple of artists, and what's the one project in each other's career that you were surprised by, that you didn't expect to become such a great results? Well, for me, it was, we had to beg Chris to take the Muppets and to do a rap song. And he did not want to do it. So his agent and I begged him. And it was hilarious. I'm so happy that he did that. Yeah. So for your career? Yeah. I mean, I think Sopranos was a huge step, right, for you. I mean, you'll see. And having to do that scene with Michael after. You've also had worked with Larry David twice, in two different films. So. Yeah. But Sopranos was so good. With De Niro. Yeah. Quindi per Marianne il progetto, diciamo, della carriera di Chris che l'ha più stupita in un certo senso è stato i Muppet. Infatti Chris non voleva assolutamente accettare quel lavoro, ma Marianne e la sua agente hanno insistito
ed è molto felice che l'abbia fatto, perché alla fine per lei è divertentissimo, l'ha trovata una scelta divertentissima, quindi è molto felice che l'abbia fatto, nonostante sia un po', non se lo aspetti, non sia una scelta che ci si aspetterebbe da Chris. E per quanto riguarda invece la carriera di Marianne, sicuramente il soprano per lui è stata una grande svolta, che è molto contento che abbia fatto. Ecco, avviandoci alla fine, non possiamo non chiedervelo, insomma, a due persone come voi. Mentre noi stiamo registrando questo incontro, che non è in diretta, che andrà online nei prossimi giorni, ma diciamo, dicevo, mentre vi stiamo parlando, mentre io sto parlando con voi, siamo al 3 novembre 2020, proprio, insomma, vi parliamo da questa dimensione spazio-temporale, e dunque è l'Election Day americano. Stanotte, anzi domani mattina, dal momento in cui vi parliamo, il pubblico lo vedrà, il nostro pubblico lo vedrà nei prossimi giorni, sapremo chi sarà il nuovo inquilino della Casa Bianca tra Donald Trump e Joe Biden. Ecco, io volevo farvi una domanda prendendola abbastanza larga, ma insomma mi interessava il vostro punto di vista, perché noi molto spesso dall'Italia tendiamo ad avere, credo, una versione molto semplificata dell'America, perché la guardiamo con degli occhi europei. Ecco, secondo voi cos'è dell'America che sfugge agli europei, a coloro che non sono americani, della situazione anche politica in cui si è trovata l'America nel periodo della pandemia, e cos'è magari che invece sfugge a voi in quanto americani? E poi, ecco, per concludere, volevo anche sapere da voi che speranza, che augurio vi sentireste di rivolgere a voi stessi e all'America per il futuro del paese. So today is a big day for your country. It's election day. And we as Italians, as Europeans, maybe we have sometimes a kind of naive image of the United States. Maybe there are things that we don't really see. No, you get it. Yeah. But what you see is happening. Questa la nel paese, questa è una poesia di Gianni Rodari. Oh. Nel paese della bugia, la verità è una malattia. Non ha vaccino, non ha cura e neanche a metri si misura. La verità è presagio solo di buona sorte, e a bugiardi non rimane che tenersi il naso lungo o le gambe corte. That's perfect. That's perfect. That's everything. And just maybe just one last question. What do you wish for the future of United States? I really hope we can come together and not be two nations anymore. I hope that the ugliness that has been here for the last 4 years will go away. I hope that we will have responsible leadership, and that the hatred will go away, and that we will confront some of the problems that have been with us since the founding of our republic. Racism, how we deal with immigration, and how we deal with each other when we don't agree on certain. I hope we address health care. I hope we address all the things, the working poor. We need to address all these things with a responsible adult leader. Europe and the world are have gone through so much more history than we have in America. We are such a big country, but such a big baby. And we need to grow up. Sì. Ok, quindi Marianne spera che finalmente si arrivi a un momento in cui non ci saranno più, in cui la nazione non sarà più spaccata, non ci sia più questa divisione, si possa di nuovo lavorare insieme e affrontare i problemi che l'America si porta dietro dalla sua nascita, quindi
il razzismo, l'immigrazione, il modo in cui si fornisce, il modo in cui viene gestita la sanità, l'immigrazione. Quindi spera che ci sia finalmente di nuovo la possibilità di parlare tra persone adulte e responsabili, e che ci si possa essere appunto un vero confronto che non sia più basato sull'odio tra fazioni, tra una fazione e l'altra. E per Chris, gli Stati Uniti sono una nazione sicuramente molto grande, che ha un grande peso, ma che è ancora un bambino, se vogliamo, storicamente parlando, rispetto agli Stati Uniti, quindi rispetto all'Europa. Quindi c'è ancora tanto che gli Stati Uniti devono imparare, devono ancora crescere. Tra l'altro ci tengo a ricordare per il pubblico del Sulmona Film Festival, insomma molti di voi già lo sapranno, che quest'anno Marianne e Chris hanno accettato di essere i nostri presidenti di giuria onorari, special jury members of the jury. So Chris and Marianne, did you enjoy our short movie? Very much. Every one of them. We really loved them all. They were all excellent. I don't know what the span, the difference in the five films. One was a solid single take. Another, Chin Chin, that we chose, to me, gave the beginning filmmaker so much to do, so much to work with, many locations, many characters, good writing, so much to like, but we really enjoyed them all. Yes. And thank you for having us to your Sulmona and to have us judge these films and enjoy. We want to come back in person. Thanks to you, and it was a pleasure and an honor for us, your jury role, and also this conversation this afternoon was very, very, very nice, and for us, for me, and for all the guys of Sulmona Film Festival. Thank you, Chris and Marianne, very much. Grazie molto. Thank you, Marianne and Chris. Very nice to meet you all. Nice to meet you. Our pleasure. Prega per noi. Sì. Maybe we'll see in Sulmona one day. Yeah. Please. In return. Grazie. Bye-bye. Salutiamo Chris e Marianne che si scollegano. Ecco, sarebbe davvero bello averli a Sulmona in un momento storico anche, insomma, più permissivo di questo, che è molto difficile, molto complicato, come sappiamo. Io ringrazio a questo punto Marco, che ha fatto la regia, che non l'avete visto, Marco Maiorano, presidente del Sulmona Cinema, che ha fatto la regia occulta ma sapiente, veramente accorta di questo incontro, che speriamo sia stato di vostro gradimento, e soprattutto ringrazio moltissimo Elena per avermi fatto quelle sue traduzioni impeccabili. È stato un piacere. Alle mie domande, grazie mille Elena, e ci risentiremo e rivedremo presto magari qui sui canali del Sulmona Cinema. Grazie Elena, ciao. Grazie a voi, ciao. Allora, ciao a tutti e ci rivedremo molto presto per la serata di premiazione, per sapere chi ha vinto quest'anno in questa edizione virtuale del Sulmona Cinema. Tra l'altro Chris Cooper vi ha già detto il premio che loro hanno scelto, ve l'ha, come si suol dire, spoilerato. Ciao a tutti e state bene, a presto.